Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi, ragazzi, risponderò ad una signora che mi ha chiesto: ma dottore, questo coronavirus è una bufala oppure è verità assoluta, intoccabile? Perché, mi diceva questa signora, io mi ricordo nella guerra del Golfo con Saddam Hussein, con Blair, il presidente, il primo ministro inglese, Bush, eccetera, eccetera, che si parlava di armi di distruzione di massa e tutta la scienza, la crème della crème, tutti concordavano che veramente c'erano le armi di distruzione di massa, per scoprire dopo tempo che non esisteva nessuna arma di distruzione di massa. Te lo ricordi? Bene. Io non posso, non ho i dati, ragazzi, a prescindere adesso da quello che è il sottoscritto, un professionista dell'ipnosi DCS vera e professionale. Una cosa so per certo, è che al tempo del Manzoni, di Alessandro Manzoni, dei Promessi Sposi, c'erano i carretti che portavano i cadaveri, c'erano gli untori che segnavano sulle case di chi aveva la pesta con una X, che era appestato, e che morivano ogni giorno centinaia di persone per le strade, eccetera eccetera. Certo, tu mi dirai, erano secoli fa, benissimo, però io ti dico una cosa: ogni volta che sento un'intervista in TV noto che tutti i luminari della scienza moderna ripetono che quella signora aveva 3-4 patologie, 3-4 patologie che possono essere gravi, meno gravi e compagnia bella. È logico che la paura uccide, ragazzi. Non posso dire se è una bufola oppure verità, cara signora. Io so soltanto che il panico che si è diffuso, questa paura di massa, può portare anche ad avere i sintomi somaticamente e ad ammalarsi oppure a peggiorare la situazione e a morire. Ma non muore chi sta bene oppure chi non ci crede. Chi non ci crede non morirà mai. Questo è il mio punto di vista. Solo chi ha paura. Mi ha chiamato ieri un'altra signora: sai, il dottore ha qualche mascherina, le mascherine non si trovano in giro. Però ti faccio un esempio: la mascherina serve ma limitatamente, non serve se veramente sto virus fosse mortale a difenderti, neanche se ti chiudi con il silicone per tutta la casa, non serve, anche se le distanze vanno tenute.